Cari amici della Pognotomia, buona domenica, mattina presto, facciamo la nostra barba e come promesso, come anticipato, beh, intanto vi ringrazio a nome di tutto lo staff, diciamo, della pagina di Facebook degli amici della Pognotomia, per aver raggiunto su YouTube i 1.000 iscritti, che è un traguardo, insomma, significa, come dire, psicologico, che è importante, che ci dà ancora più entusiasmo nel fare le nostre cose. Passiamo alle cose importanti. Il rasoio che andiamo a provare oggi, che è il Tatara, Masamune. Allora io faccio una premessa. Come vi ho letto nella recensione di questo pezzo, che tra l'altro ho visto sul sito che è in edizione limitata, almeno così loro dicono, infatti è numerato, come vi avevo detto, però loro dicono limited edition. Non lo so se. Di quanto sia limitata, cioè se sono 1.000 pezzi o sono 10.000, questa non ho idea, però così c'è scritto, sia nella versione, diciamo, black che nella versione normale. Allora, io cosa ho fatto questa settimana? Ho fatto una cosa che non faccio quasi mai, cioè mi sono fatto la barba tutti i giorni con la Feder e questo rasoio per vedere il risultato. Allora, il risultato è buono, anzi ottimo, cioè nel senso che non mi ha causato irritazioni, lo potete vedere. L'unica cosa che è successa, ma è una stupidaggine, che qui ho un poretto che si è rotto, è cresciuto una stupidaggine, ma una volta sanguinato, ma niente di più, quindi non è un errore del rasoio, ma semplicemente un poretto che si è rotto. Ma il rasoio, abbinato alle sue proverbiali Feder, ha tutti i giorni fatto la barba in maniera impeccabile. Ovviamente barba quotidiana, quindi non tre passate, che sarebbe una follia, ma due, cioè il pelo e poi un contropelo, diciamo, io lo chiamo un contropelo, come dire, modulare, cioè nel senso andare a cercare veramente il senso del contropelo, e quindi, ad esempio, io ho il contropelo in questo senso, in questa parte del viso, in questo senso, in questa parte, e in questo senso, in questo. Quindi fare una via di mezzo fra un pelo obliquo e un contrapelo. Andiamo a raderci. Allora, Masamune Tatara portoghese, e quindi facciamo una rasatura con prodotti portoghesi. Quindi, tranne ovviamente le Feder, che sono le lamette che loro inseriscono nella confezione perché vogliono dimostrare, secondo me, che questo è un rasoio che regge la Feder su una rasatura quotidiana e confortevole. Quindi noi andiamo a inserire con tutte le attenzioni del caso. Questa è una cosa che mi hanno chiesto in molti, come si scaldano la metra, è facile, basta non prendere mai la parte tagliente. No, ecco. Inserire la lametta nel rasoio. Perfettamente inserita. Poi pennello eccezionale, riattivato la settimana e utilizzato ogni giorno, il Semog 220. Guardate che bel, mantiene l'umidità, no? Da un giorno all'altro, è incredibile. Quando poi il pennello di maiale è attivo, mantiene quel pelo di umidità. Ciotola, usiamo ovviamente il Portogallo, l'avete già vista recentemente, Pereira Sheveri. La Unbreakable, indistruttibile, cioè è fatta di polimeri, quindi di plastica dura, che anche se vi cade, questa è da viaggio, no? Io la ritengo un po' molto adatta per chi vuole farsi una bella ciotola in viaggio, perché no? Sapone, crema, Musgo Real, portoghese anche questa è di alto livello, eh? Questa è di alto livello. Allora, cosa facciamo? Facciamo così. Inseriamo nel ciuffo una quantità adeguata di ciuffo già umido di crema, così basterà, direi di sì. Riponiamo la nostra crema, poi se non basta ne aggiungiamo, alla fine nessuno ci insegue, come si dice, no? Perfetto. E a questo punto io faccio questo, apro l'acqua calda. È un metodo come un altro, ma una stupidaggine.
E bagno la ciotola che è un po' fredda perché è plastica, no? La notizia è che mi hanno aggiustato l'acqua calda, cioè c'era una guarnizione che praticamente, una stupidaggine che però non permetteva all'acqua di scaldarsi in maniera totale. Adesso invece sì, andiamo molto meglio. Ecco qua. Ho bagnato la ciotola e adesso vado a montare. Chiaramente devo però aggiungere acqua. Adesso ha preso perfettamente. Vedi, ciotola dai bordi molto alti, quindi il pennello se muove si va un po' dentro, però insomma si riesce a montare molto agevolmente, come potete vedere dal risultato, no? Molto buona se la muslo reale. Tra l'altro io uso anche saponetta da doccia, eccezionale. C'è una linea che comunque ha dei prezzi ancora contenuti, cioè scusate, rispetto alle gare, però è di alto livello, cioè non è una. Contenuti relativamente, adesso è chiaro che costa cara rispetto ai prodotti così più. Però stiamo parlando insomma. Allora, direi, no? Qui ci siamo. Allora facciamo subito una sciacquata. Andiamo a stendere. Questa crema sul viso. Il pennello è veramente. Questo è uno dei primi maiali che io ho acquistato. Prezzo bassissimo, cioè bassissimo no, perché rispetto ad altri pennelli è più alto, però basso. Ottimo. E devo dire che ogni volta che lo uso mi conferma. Anche come morbidezza, no? Per essere un maiale. Chiaro, va curato, eh? Va idratato. Allora, bene. Quindi grip, come vedete questi piccoli puntini che sono stati scavati nell'acciaio con i macchinari di precisione della ditta, rendono il grip stabile, no? Barba di un giorno, rasura quotidiana, vedete come la feder viene addomesticata, addolcita, in modo da rendere possibile una sbarbata veloce, ma efficace, cioè viene addolcita ma non depotenziata, questo è importante. Non è che viene depotenziata, eh. Qui ingegneria, eh. Io devo dire la verità, l'ho voluto testare bene, cioè ho detto facciamo, tiriamolo proprio, come dire, al limite, no? Tutti i giorni.
con la fegata. Un po' come quando si testano le auto in pista, utilitarie anche sono, no? Le si portano al limite per vedere qual è il limite. E io ho voluto fare questo, quindi dovrei avere oggi il viso stressato dopo 6 giorni praticamente di rasature. Invece, come potete vedere, tanto chiaramente già così non c'è più niente. Come potete vedere, non c'è irritazione, non c'è niente. Facciamo una sciacquata del rasoio, una sciacquata del viso. E non l'ho trattato con particolari creme, poi, cioè non è che ho detto voglio. No, abbiamo fatto la simulazione di uno che vuole radersi tutti i giorni con la sua federina. Quindi posso immaginare che con lame meno taglienti possa essere ancora più facile, forse. Io tendo a radermi ogni 2 giorni, secondo me è l'ideale. O ogni giorno, se c'è la rasatura profonda come questi rasoi garantiscono, è troppo. Per me è. Cioè, inutile. Non si vede nemmeno la ricrescita. Però. Ah, anche così, anche perché come vi ho spiegato, la mia idea chiaramente, questo rasoio che nasce per questo tipo di esigenza, secondo me, ma che è anche efficace sopravvenuto, perché io la prima volta avevo 4 giorni di barba e me l'ha spazzata via. Ora, questo è un contrappelo in realtà per me, come voi sapete ormai. Conoscete il mio viso? Poi scorre, c'è cioè la cosa incredibile che sta lama, che di solito è una lama che si sente molto, quindi che frena la mano, in questo caso con questo rasoio scorre. Tanto che il rischio addirittura essere portati a spingere, che non si fa, che è sbagliato. Però è talmente, come dire, fa così poco paura sentire solo addosso che uno dice, ma io spingo. Invece no, questo non lo consiglio. Contrappelo qua così invece ripeto per la rasura quotidiana le 3 passate sono a mio modo di vedere stiamo confrontandoci fra di noi qui non ci sono professori. Le 3 passate sono inutili perché non c'è barba, quindi infatti siamo già lisci come l'olio. Proprio lisci, 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 eh. Piccoli dettagli di rifinitura proprio perché facciamo io. Più niente.
Sciacquiamo il viso, acqua fredda. Ed anche il poretto che avevo ho avuto il problema che mi era venuto fuori, che è sempre avuto tra l'altro, però si sì, è un po'. Non è successo niente, quindi. E la barba è fatta al 100%. Allora, adesso mentre sciacco un attimo qui l'armamentario. Per mostrarlo l'ultima volta prima di salutarci e darci appuntamento la prossima settimana, ecco qua. Andiamo a mettere, diciamo, dopo barba. Allora, io cosa ho fatto? Rimaniamo su Musgo Real, questa è una colonia, perché qua classica, sempre la stessa linea della Musgo Real crema da barba. Questa, come vedete, l'ho usata molto perché è una delle mie preferite proprio. Sia questa che la versione Oak Moss Muschio, che ho già finito. E vi assicuro che è difficile che io finisca un prodotto perché non ne acquisto moltissimo, più molti perché non, mi sbattono fuori di casa, se no. Cioè. Mia moglie e il cane, perché il bagno ormai è completamente. Ho anche installato due armadietti, cioè più di così non posso fare. Quindi userò i prodotti che ho. Però quando ne finisco uno vuol dire che mi piace. E questa colonia Oak Moss della Mugolara, che non è questa, è un'altra, che è grigia come. L'ho finita. Anche come profumo l'ho utilizzato. Quindi facciamo assorbire un attimo la tua barba, poi mettiamo ancora un prodotto. Allora, considerazioni finali, questo Tatara, acciaio, inossidabile, peso 90-91 grammi. Effettivamente è proprio così, proprio come avevo immaginato, un rasoio che alla prova della settimana si è dimostrato, assolutamente in grado di gestire una lavata quotidiana con una feder. Il progetto quindi è molto valido, il prezzo è alto, ma secondo me, avendo provato centinaia o quasi di rasoi, perché siamo arrivati a 96 nella collezione, che poi c'è anche gente che ne avrà 1000, ma io penso che siano abbastanza tanti. Questo, insieme al Federa SD2 è quello che è insieme anche ad alcuni gilet vintage come il Milord, per dire. È quello che più riesce a rendere, come dire, domabili le mette che altrimenti sarebbero comunque spigolose, anche se molto efficaci, no? Quindi questo assolutamente promosso. Non trovo dei difetti e lo trovo anche incisivo il giusto, cioè ho frasature profonde, no? Non è semplicemente poco esposta la mette in modo da. No, questa la mette esposta secondo me è il giusto, però è progettata in un modo che la rende molto 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 addomesticata, no? Quindi come avere come c'era una pubblicità una volta che si diceva la potenza e il controllo, questa è potenza con l'incontrollo, ecco, adesso vogliamo fare uno slogan. E il pennello, vabbè, qui stiamo parlando di prodotti strausati, stravisti, ma insomma non si può non dire che è eccezionale questo Semoga 820. Costa poco, veramente. Adesso ormai è un anno e mezzo che questo pennello ne ha fatte di sbarbate, si è aperto come un fiore, guardate che roba, cioè, è eccezionale. E niente, se a chi piace il maiale questo non può non averlo, secondo me. Anche proprio per come costa. La ciotola, vabbè, funziona, insomma, ha fatto il suo dovere. La caratteristica, come avete visto, la ciotola è che al di là dell'aspetto estetico, che è simpatico, carino, con questi motivi che fungono proprio da sporgenze per poter montare meglio il sapone e anche con la caratteristica di avere questo portapennello, diciamo, nel manico.
La vera caratteristica, insomma, che la rende, diciamo, particolare è che non si rovina. Quindi noi la portiamo in viaggio, cade, non succede niente, no? Chiaramente ha delle caratteristiche diverse dalla come si chiama? Ceramica, dalla terracotta, piuttosto che dal... Però diciamo che io metto al top la ceramica e la terracotta. Insomma, i materiali caldi, secondo me, no? Rispetto al metallo, questo è meglio, secondo me. Anzi, io ciotole di metallo non mi piacciono, dico la verità. Poi ce ne sono gli eccezionali, però insomma, una ciotola che va bene, secondo me, per chi ama questo tipo di design, per chi ama avere un prodotto che magari non, se cade non succede niente, e per chi magari invece, come me, utilizza altri prodotti nella quotidianità. Poi magari quando vai in viaggio, se mi capita di fare un viaggio lungo, magari voglio la ciotola, me la prendo, me la porto dietro e mi passa anche il controllo dell'aeroporto. Crema e perché sto prendendo stavo dicendo l'acqua di Colonia, che ovviamente, come potete vedere, è tra le mie preferite. Ma per completezza, ma non servirebbe, mettiamo anche il balsamo, devo farla, il musgo regalo. Io cosa faccio? Io prima, quando faccio una cosa completa, prima chiudo i pori con l'alcol, cioè l'alcol della colonia, e poi nutro, diciamo, col balsamo, un goccino, ma è ad abbondanza, nel senso che anche qui non servirebbe. E per usare il prodotto, però, mostrarlo. Non amo, ma anche se sono teorie diverse, il balsamo a pori aperti, quello no. In generale, non questo balsamo, il balsamo non lo parlo. Eccoci qua. E dicevamo, quindi, la linea Musgo Real è assolutamente di livello, e anche qua rapporto qualità-prezzo, secondo me, è importante. Anche se stiamo parlando di prezzi non bassi, cioè parlando di profumeria di alto livello. Niente, quindi ce l'abbiamo fatta, il rasoio ha superato tutti i test, e niente, prossimamente approfondiremo il discorso del rasoio in acciaio inox. Un amico mi ha chiesto di recensire il Pils, il tedesco Pils, che ho in collezione, quindi... sappi che lo recensirò, visto che me l'hai chiesto, non nell'immediato, ma diciamo da qui a fine gennaio sicuramente. E prossimamente, insomma, ho già in mente alcune novità e attendo un rasoio che, anzi, alcuni rasoi che sono importanti, che potrebbero interessare anche a voi come esperienza di rasatura. Buona domenica a tutti, ancora grazie per essere iscritti al nostro canale di YouTube e alla nostra pagina Facebook. E buona domenica e buona barba a tutti.